È tanto l'inquinamento, è veramente tanto. Quando torni a casa dal lavoro, hai polvere dappertutto. La polvere distruggeva tutto. Il tempo cambia continuamente. La terra sembra sempre più fragile. Non è normale che i grandi paesi producano inquinamento e rifiuti e si riversi tutto ciò su dei paesi poveri. L'idea era partire da Sailand per lanciare un progetto socioambientale per il Brasile, no? Perché loro, la nostra provincia, aveva l'idea chiara che questa regione era una sfida. Ormai Francesco ce l'ha detto, tutti siamo missionari, quindi la chiesa locale è missionaria. E allora noi, stranieri, che ci stiamo a fare? Qual è il significato della nostra presenza? È complicato costruire una cultura della collaborazione, perché non siamo abituati a farlo o perché lo desideriamo, ma spesso aspettiamo che ci venga detto come farlo. Ciò che ho imparato in questa missione è fino a che punto la famiglia umana riesca a vivere prigioniera dell'assurdità. Ho imparato la spiritualità popolare, né? Che era molto diversa dalla mia, né? Una spiritualità più corporea, più proprio incarnata, più legata ai simboli. Quando uno incontra un'altra cultura, un altro popolo, un'altra religiosità, non può che arricchirsi. Cioè, questa è l'esperienza del missionario, questa è la nostra gioia.